tanto di nebbia ancora. Quella a Milano ci deve stare, se no non è Milano. È una costante, giusto, una caratteristica. Insomma, sei pronto, Giulio, per questo day 2? Sono più che pronto, sono pronto anche per il day 3. Dai, a Roma. Dai, abbiamo dormito bene, no? A voglia, io ho dormito come un sasso. Poi ci manca solo la colazione, quella grande assetto. Un bel caffè, ci sta tutto. Buongiorno. Vuoi scambiare? È sempre bello vederti, ma che bello. Oggi devi leggere la parola del giorno. Oggi la leggiamo insieme dopo, va bene? Leggiamo la parola del giorno di oggi. Ok. La scopriamo insieme. Basilio, vieni. No, aspetta, c'è un signore in diretta, chi è che c'è? Siamo in diretta. Ciao, chi siamo? E mi vedo anche lì. In quanti siete dall'altra parte? Otto, ma siete tantissimi. Se c'erano 200.000 ascoltatori qui. Ciao ragazzi. Comunque, come potete vedere, oggi non c'è Giulia, quindi niente fotografie. Questo angolo è un po' morto. Ci manchi, Giulia? Ieri c'erano le fotografie qui, c'eri tu ieri? Sì, non lo ricordi, però ti ricordi che c'era la pista. Giulio, ma sempre a mangiare, stai, è incredibile. Comunque, come vedete alle mie spalle, c'è stata la pausa pranzo, è tuttora in atto la pausa pranzo, è pieno di gente che mangia, oggi fa un freddo qua a Milano, rispetto a ieri fa molto più freddo, infatti sto in giacca, ma anche dentro si deve stare in giacca, fa freddo proprio oggi a Milano, e ovviamente c'è la nebbia, ma vabbè, ma quella non è una novità. Si stanno facendo un talk utilizzando Hangouts con la webcam, stanno utilizzando lo schermo gigante della sala conferenza, così. Il che vuol dire che per vederlo su Slack, quando Giulio mi ha chiesto, ciao a tutti i compagni di Mastermind. E il pranzo è definitivamente finito, hanno ripreso le attività, quindi vari speech eccetera. Come avete visto c'è stato il web talk con Giulio e niente, insomma sembra un po' più moscio di ieri questo evento. Infatti sta quasi subentrando la noia, mi sbilancio, forse ho un modo per risollevare tutto. Allora, stiamo per leggere la parola del giorno con... Presentati, come ti chiami? Io mi chiamo Basilio e faccio street food siciliano. Grandissimo. E mia mamma mi chiamava Basiluzzo, perché per le mamme siamo sempre picciriti. È vero. E io dicevo, mamma, ho 57 anni, Basiluzzo. E mi chiamava come lo scoglio che c'è tra Panarea e Stromboli. Quindi sei di? Acque Dolci, provincia di Messina. Bello, Martirreno. Io apro la finestra e vedo Alicudi, l'isola delle farfalle. Ma è 57 anni che vivo a Milano, anche se la casa dove sono nato ce l'ho ancora. Però le origini sono sempre le origini. Le origini, ma sei matto? Porca miseria. Poi a Sicilia, la nostalgia della mia terra è dentro di me e io la trasferisco nel pane cunzato che tu mi sembra hai mangiato. Assolutamente, confermo che è buono, si sente il sapore della passione. Beh, adesso devo leggere la parola vai, del leggiamo giorno. La parola del giorno, vai, leggila tu. Cremore. Cremore o cremore, come si aspetta, dice? Aspetta, infatti, scusa. Cremore. Perché ecco che... Allora, cremore. E qual è la definizione? La parte più densa è l'estratto di una sostanza. Cremore di tartaro. Esempio. Bitratato di potassio, bianco cristallino ricavato dalle fecce dei vini e dall'agruma di botte.
usato in trattoria per fare lieviti e... ma guarda quante cose uno impara! Ammazza! Per fare lieviti e polveri effervescenti, e si usa come diuretico lassativo. Pure! Pure! E io chi questa lo sapeva? Parola non la conoscevo, quindi... Cremore! Abbiamo imparato una parola in più oggi. Ma quanto... ogni giorno si impara qualcosa. Verissimo! Ciao Benny, che ti devo dire? Cremore, cremore a tutti! Cremore a tutti! Cremore dai, a tutti! Viva la sostanza! Viva la sostanza e il cremore! Dai! Dai! Un saluto a Roma, io sono romano, quindi... Un saluto a Roma, dai! Dai, dai! Cioè, vi ho portato nel vlog Basilio, sono orgogliosissimo di questa cosa! Basilio ha una storia incredibile, cioè lui non vende solamente da mangiare. C'è l'intervista, troverete poi sul podcast, vi lascio il link in descrizione, perché c'è una storia veramente incredibile da speaker radiofonico, pensate. Una storia incredibile, Basilio. Ragazzi, qui al Mashable stanno andando tutti via perché l'evento è praticamente finito e non si poteva concludere meglio di così, perché questa intervista è stata fantastica, ragazzi. Io vi consiglio veramente col cuore di andarla a sentire. Vi lascerò il link in descrizione appena è disponibile la puntata del podcast. Ha detto delle cose veramente emozionanti. Tra l'altro, grande Basilio, perché so che adesso vedrai anche tu i miei video. Sono andati tutti via, che desolazione, adesso si va a prendere il treno per Roma. È il momento quello più quello romantico. Triste e romantico allo stesso tempo. Beh, rimaniamo amici. Andiamo a prendere il treno, va, che se no ce lo perdiamo. Siamo in mega ritardo, ma ce la faremo. Dai, dai che riusciamo a prendere questo treno, dai. È lui, me lo sento, dai, portaci alla stazione di corsa. Fa troppo ridere sta scena, si prepara per correre. Dove cazzo ho messo? Sì, 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 giusto, giusto. 21, 21. Binario 21. No, di qua, di qua, di qua. È quello lì. Grande capotreno, ci siamo. Stanno a pulire. Allora, dai, andiamo a mangiare qualcosa. È vero. Giulio, hai visto? Te l'avevo detto. Ce l'avremmo fatta e ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in anticipo, prima che il treno aprisse. Dovevano ancora aprire le porte, vi rendete conto di quanto abbiamo corso? Non me lo per cazzo e devo lavorare. Esatto, infatti anche io monterò questo video, quindi questa giornata finisce qui. Appena arrivo a casa mi butto sul letto, quindi a domani con un nuovo video. È stato bello, anzi ti chiedo, che cosa è stato questi due giorni di social? È stato poche chiacchiere e tante belle persone da incontrare con le quali stare, perché alla fine il social è quello, sti cazzi di Facebook, si possono dire parolacce? Sì, sì, quante ne vuoi. Sti cazzi di Facebook, sti cazzi dei social network, il social network è che io ti incontro, ci guardiamo negli occhi e ci prendiamo una birra insieme. Tac, dai.